Venti, vocazione, parlare, condividere, sei portato a fare questa cosa qua, sei bravo a condividere i tuoi pensieri, sei bravo ad arrivare ai cervelli degli altri, ad arrivare con le tue parole. Spesso le persone con energia numero 20 si vergognano a parlare davanti alla gente, spesso succede così, però io ti dico di superare questa cosa qua, magari fare qualche corso di recitazione oppure di comunicazione, qualsiasi cosa che ti può aiutare perché sei bravo a farlo e sei portato a fare questa cosa qua. Energia numero 20, spesso disprezza se stesso, spesso continua a fare, come dicevo prima, lavori dei propri genitori, magari qualcosa del genere, e non fare ciò che vuole fare realmente. Io dicevo che sarebbe bello continuare un lavoro che ha fatto il tuo genitore, però se amava quel lavoro, se quel lavoro ti è stato donato, dato, e tu riesci a trasmettere, a far crescere questa cosa qua. Però spesso si disprezzano, spesso fanno di meno. Ad esempio, hanno un cervello di un scienziato e fanno, non lo so, lavorano in supermercato. Non voglio dire che nessun lavoro non è brutto, il lavoro è bello, però se ti piace farlo. Alle persone con energia numero 20, se fin da piccolo hai desiderato di realizzare un sogno, fare qualcosa, se avrai le palle, come si dice. Si può dire qui, spero di sì, per poterlo farlo, fare, fallo, perché in realtà tutte le persone che hanno questa energia e una posizione maggiore, se rischiano, ottengono un risultato sempre. Ad esempio, tu fino a 40 anni hai fatto un lavoro che non ti piaceva, poi a un certo punto ti svegli e dici basta, io volevo, non lo so, prendersi cura dei fiori, ad esempio. Abbandoni tutto, sembra magari un lavoro un po' strano per gli altri, però tu ci tieni da dentro, fallo, perché puoi diventare più felice e più famoso in ciò che fai. Per te è importante da capire che non ti devi disprezzare, un supporto della famiglia avrai sempre, però devi apprezzare anche quella. Più aiuti alla tua famiglia, meglio è. Se ad esempio l'energia numero 20 si trova nella zona del denaro, devi assolutamente supportare anche economicamente parlando la tua famiglia, i tuoi familiari. Perché? Perché anche il tuo popolo, se riesce, perché più dai, più ricevi, più ti torna indietro come un grazie, perché sei portato, sei nato per poterlo fare. Cioè, non tutti hanno questa energia, io ad esempio non ne ho, mia sorella sì, però, e lo fa così. Infatti lei mi dice spesso: ah, mi torna sempre indietro. Tutto qui, per adesso tutto qui, un bacio.